Buongiorno, sono iniziati questa mattina gli impegni ufficiali per il presidente degli Stati Uniti George Bush in visita in Italia. Il presidente americano è raggiunto ieri sera a Roma, prima tappa di una visita europea che ha come momento più significativo il vertice NATO di Bruxelles del 29 e del 30 maggio prossimi. Tutte le strade portano a Roma, era giusto quindi che cominciassi da qui il mio primo viaggio in Europa da presidente. Queste le prime parole di George Bush al suo arrivo ieri sera in Italia. Da questa mattina è dunque cominciato il fitto programma di incontri della sua visita. Primo appuntamento alle 10 a Villa Madama, dove Bush ha incontrato il presidente del Consiglio De Mita e il ministro degli esteri Andreotti. E questo è il colloquio più importante prima del vertice NATO di Bruxelles. L'Italia si offre come mediatrice per ricucire lo strappo tra gli Stati Uniti e la Germania federale sulla questione dei mini missili, chiedendo un periodo di attesa prima di decidere il loro ammodernamento e il collegamento della trattativa sui missili a corto raggio con l'andamento della trattativa di Vienna sugli armamenti convenzionali. Dopo poco meno di due ore il presidente degli Stati Uniti George Bush da Villa Madama si è recato qui al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Cossiga. Bush aveva incontrato Cossiga già nel 1987, ma quella volta nelle vesti di vicepresidente. Nel primo pomeriggio il presidente degli Stati Uniti riceverà a Villa Taverna un gruppo ristretto e selezionatissimo di esponenti del mondo culturale, politico ed economico italiano. Poi l'appuntamento d'obbligo in Vaticano per un'udienza privata con il Papa.